Specializzanda che ormai è quasi arrivata alla fine del suo percorso. E come è cresciuto il tuo personaggio dal primo libro che hai scritto nel 2011 a oggi? Originariamente quando io ho cominciato a scrivere in questo personaggio c'era un po' di me, non tantissimo, non è mai stata un'autobiografia ovviamente, però le sensazioni di non essere all'altezza rispetto alla professione che avevo scelto, quelle io erano tutte mie, le davo a lei. E la sfida è proprio continuare a scrivere questo personaggio, però non mettendoci veramente più niente di me. Non scrivo con un progetto editoriale a tavolino, cerco molto di seguire un po' l'idea generale del romanzo e so poco di quello che poi effettivamente sto per scrivere fino a quando non l'ho effettivamente scritto. Con questo voglio dire che a volte certi dialoghi, no? certe dinamiche fra i personaggi vengono da sé, magari chi lo sa, da qualcosa che io ho introiettato, che ho visto, che sia nella realtà che magari anche in qualunque altro tipo di input che mi derivi dall'esterno o dai libri o dai film. Quindi in realtà io non è che mi prefigga un messaggio particolare nelle relazioni della mia protagonista con le colleghe o le sue superiori. Vengono anche un po' in base all'ispirazione del momento, forse anche in base a come mi sento io quel giorno, chi lo sa. In quest'ultimo romanzo ti addentri nel campo della psichiatria, allora comunque ogni romanzo è caratterizzato da un caso da risolvere e la protagonista affianca l'ispettore, perché spesso lei ha delle intuizioni brillanti, quelle illuminanti che poi fanno avviare le indagini verso la conclusione. E la psichiatria, come dice Matilde ad Alice, e cito testualmente, è un passo del romanzo: ti stai appassionando alla psichiatria, non è che cambi specialità? Quindi questa introduzione di una nuova disciplina, come è nata? Sì, no, Alice non si dedicherà mai alla psichiatria, ecco, ma continuerà a fare la sua specialità, ecco, tra le sue mille difficoltà. Però sì, sicuramente in questo libro si lascia veramente molto, molto coinvolgere. Io personalmente ho un po' un amore e odio verso la psichiatria, e allora ho rappresentato la parte dell'amore nel personaggio appunto di Matilde, la parte dell'odio in un altro personaggio che è centrale, diciamo, in questo romanzo. Nel senso che sono veramente molto, molto affascinata dall'idea, no, di poter curare in qualche modo la psiche, e dall'altro mi rendo conto che un po' è la specialità più difficile e secondo me anche quella che richiede delle qualità di empatia e di umanità forse superiori rispetto anche a tutte le altre branche della medicina, perché come ho anche scritto nel libro è molto semplice e facile empatizzare, no, con certi tipi di malati e malattie, no? Quelle neurologiche, le malattie oncologiche, quelle genetiche, insomma, quella prognosi infausta, si è veramente portati ad avere subito grande compassione. Diversamente esistono un po' sentimenti ambivalenti verso le malattie psichiatriche, fondamentalmente le si teme. E quindi un medico che si prefigga di fare un psichiatra secondo me necessita di alcune qualità fondamentali e inderogabili. Diciamo, la terapia può da un lato migliorare moltissimo la qualità della vita dei pazienti, altri riferiscono di esserne usciti a pezzi, no? Una quantità ovviamente statisticamente inferiore, ci mancherebbe, però mi è capitato di leggere e di sentire di persone che avevano avuto questo tipo di esperienze. Io lo trovavo molto affascinante, no?
da un punto di vista narrativo, andare a raccontare questi aspetti un po' più difficili probabilmente della specialità. E quindi ho preso un po' di spunti, di idee che mi erano appunto venute nel tempo, nate appunto da questo tipo di riflessioni che vi ho molto sinteticamente esposto. Ho pensato di farci la trama di un romanzo, ecco.